Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Last Stop. Un gioco di Variable State, come potete vedere, è stato messo nel Game Pass abbastanza recentemente e non ho idea, dovrebbe essere un'avventura forse alla Life is Strange, nel senso comunque un'avventura grafica. Mettiamo un po' la luminosità, l'audio abbassiamo un pochino, va, perché... Allora, da quello che so, il gioco è sottotitolato in italiano, sottotitoli sì, esatto, in italiano, però è parlato in inglese. Ma me ne hanno parlato gran bene, per quel poco che ho letto, quindi, però siccome non vedo video fuori, non vedo, almeno non mi sembra di aver visto... story, non mi sembra di aver visto video riguardo gameplay, allora ho detto ma provo io, magari col pad mi vibra sulla scrivania. Più forte. Ah, ok, devo alternare. Sì, ma li vedo fottuti questi. Scendiamo. Questo gioco sarà pieno di scelte, perché ognuno vivrà poi la sua avventura di fatto, come è giusto che sia. Vediamo dove ci porteranno le mie scelte, se ci porteranno a qualcosa di buono o di negativo, ma io con questi giochi becco sempre scelte peggiori, ve lo garantisco. Siamo in movimento. Allora, la grafica è... non è proprio cartoon, ma quasi. Un po' strana. Come on, this way. See you. Come on. Nice work. You're late. Hi? You were supposed to be here 20 minutes ago. I gave you clear instructions. Anyway, come on. We can probably still make it if you're quick. What are you talking about? Hang on, Pete. Hey, mate, can you get us out of here? What? Are you kidding? Didn't you hear me? We don't have time for this. Either you're coming or piss off. But don't expect a refund. This isn't a charity. Guess we're going with him then. Sam! What are you doing? That thing's radioactive. Get back! Chicken. It's now or never, son! They're over there! So be it. Wait! You're nicked. The other one's through that door. Gotcha! No. I don't believe it. Ok, quindi la ragazza è andata... da qualche parte e noi siamo rimasti, siamo stati catturati. Allora, cos'è? Capitolo 1. L'ira del pendolare, affari interni, pericolo sconosciuto, l'uomo fascista. Cioè, dobbiamo scegliere un personaggio. Vediamo. Eh sì.
Allora, tra i tre non mi ispira nessuno, però Bambole di carta mi sembra il titolo più accattivante, sapete? Quindi mi sa che andiamo con Paper Dolls. Bambole di carta, capitolo 1, l'ira del pendolare. E iniziamo il capitolo, quindi sono capitoli a scelta, cioè io posso scegliere i capitoli, giocarli nel... cioè quegli altri due capitoli esclusi li giocherò più avanti o sono persi per sempre? Bella domanda. Allora, siamo noi e vediamo un attimo. Dunque, allora, vediamo. Siamo un padre di famiglia. Dovremmo essere ambientati nei giorni nostri perché ci aveva detto oggi, cioè comunque ci aveva detto il treno passando, ci aveva dato informazioni circa, circa il nostro tempo. Invece il prologo era negli anni 80. Vediamo, bella casetta. Ah, siamo un padre Hey, single? Dad. Allora. Good morning. Yes, I'm fully aware of the time. Just give me a sec and we'll be out of here. Ready when you are. I did my lunch already, so you don't need to worry about that. And I know you said I couldn't have crisp sandwiches, but I put ketchup on it, so it's one of my 5 a day. Oh, and before I forget, you know I asked you to sign my homework, Dad? Well, you don't need to worry about that anymore. I managed to forge your signature. By the way, a friendly reminder, there's nothing in the freezer. Can you go to the shop? Maybe get some of that new mouthwash while you're there. Ma devo You controllare know, io the one with the quando picture of mangia e the quando dragon on the beve? bottle. It's the best one because it shows all the bits of bad breath in the sink when you spit it out. Che schifo. Dad, can I get an electric toothbrush for my birthday? My friend Dylan has one. He said it's really fun, like going on the car wash, but in your mouth. Maybe we could share it. Well, Sì, two ok, different brushes b because one basta. can't be Basta che seen. stai un po' zitta, però hai You parlato anche need a troppo. toothbrush anyway. Your one has hairs all over it. And it looks as flat as a pancake. Bene, ciao. Dad, how comes I have hair and you don't? Devo veramente Well, it's lavarmi i bizarre, denti? but it's in the shape of a mouth. De Well, seriamente? I have Questo è il hair. futuro, eh. Tutto qua? Non ci si lava così i denti, però, eh. Qua non possiamo andare. Che devo fare io? Vediamo. Caffè. Dovrei vestirmi, non posso mica stare in pantaloni pigiama, devo vestirmi, giusto? Esatto. Devo anche scegliere il vestito. Andiamo di azzurrino, dai, andiamo di azzurrino. Ok. Right, let's go. Fine, Dad. Give it a buzz for me, Mom. Ok, questo padre è padre dell'anno perché fa tutta la bambina praticamente. Dov'è il telefono? Ma è qui che suona? Diamoci, chi è che direbbe diamoci dentro, ma vabbè. Let me check the place. The last one downstairs is a rotten turnip. Slow down, Mo. Not sure I'm up to a race. Ho anche una barra di vita, scusa. Veramente? No, questo ci rimane secco.
Questo ha un'età. Hai perso la figlia? Già scappata? No. Andiamo in ascensore, va. Abbiamo una certa età anche noi. Just bills and some posts for that man, Jack. What's the deal with Jack's post always coming to us? Well, it's the same surname and initial. Come on, let's drop it off for him. Okay. So, chicken dippers for dinner? No, couscous. Well, maybe something a bit more nutritious. I was thinking couscous. Wow, get you, Jamie Oliver. Ah, l'ambientazione è carina, cioè sinceramente è rilassante, piacevole. Devo capire dove vuole andare a parare quei tre personaggi e il legame con l'incipit di circa 20 anni prima, 30 anni anzi. Anzi di più perché era gli anni 80, 40 ormai. Dio santo, 40 anni. Oh, hey. These came to me again, not for you. Ah, oh, nice, cool, yeah, cheers. Jack, your clothes look mental. What? No, they're not. They are a bit. They're so tight, doesn't your will get pinched? Funny kid. Anyway, I have to go. Nice seeing you both. Do you have any posts for us? Yeah, hand it over. Stealing posts is a crime. Ah, yeah, I do. There you go. Sorry, it's a bit of a pile. Allora, From Smith, Len Molly, poi vabbè, energia, quindi bollette, Mr. Smith, ok, un'altra per noi, ok. Some of these are 2 months old. You messed up, Jack. Anyway, I've really got to run. Don't give yourself a wedgie. Him. Promise me you won't turn out like that. Don't worry, Dad. Your daughter's a super genius. Where you get it from, I don't know. Non da te di certo. Why don't you and Jack be friends? You don't have any friends. Charlie is my friend. Yeah, but she's a work friend. You need cooler friends. Friends who jog and have stupid hair. Yeah, your definition of cool. Non è di qua? Ah, sì. Ok. You were kidding about the couscous, right? No. Scena kafkiana. Ma chi è che risponderebbe così al film? Scena kafkiana. You're gonna turn into a chicken dipper one of these days. And then they'll lock me up. Well, that's silly. I think some of these letters are from social services again. Don't worry. If they send one of those people around again, I'll shoot them with a machine gun. Signorina, ma lei è un killer! Ma la prego! Right, see you later then, nuisance. Don't forget dinner. Love you too. Gross. Bye, Dad. Ok, gioco molto particolare perché non mi sta dando una direzione ed è tutto, non so se anche a voi sembra strano, la situazione, l'ambiente, a me sembra, per quanto sia rilassante, è molto strano, belli questi queste inquadrature, questi dettagli, questa grafica minimale ma che funziona, a me sta piacendo, a livello grafico piace parecchio. Molto particolare. Vi ricordo che siamo nel game sul Game Pass, bambole di carta appunto, Paper Dolls, ma il gioco penso sia disponibile comunque anche nello store, sicuramente Steam e sicuramente PlayStation, da scaricare. Non so il prezzo per intero, non so se ci sia già su Nintendo Switch, ma non credo, magari dovrebbe, non lo so sinceramente, direi una bugia, quindi boh. Il signore dello svapo. Ah, quello del negozio. Io devo andare adesso, sinceramente. Devo fare
compere. No, ma io non devo lavorare, non ho un lavoro, non ho... No, mi sa che devo andare in underground. Ok, grazie Pad. Facciamo una cosa. Cambio le pile, arrivo. Un attimo, due minuti di stacco, tanto poi taglio. Arrivo subito, eh. Eccoci, allora ho cambiato le pile, sperando che queste durino un po' di più, perché non le avevo messe in carica. Vabbè. Allora, dobbiamo andare, presumo, qui. No? Sì? No? Sì. Andiamo. Veramente devo scannerizzare il... Ok. Allora, qui dobbiamo andare al lavoro. Probabilmente. Close shave. Yeah. Late for work. You work in Central? Sorry, mate, what with that? Oh, it's just asking where you work. Yeah, I work. Sorry, yeah, I work by Salt Cellar Lane. Okay, well, I'll let you get back to whatever it is you're doing on your phone. Sorry, being rude. Ancora? Ma scusami, le ho appena cambiate. Errori cambio anche queste. Ok, è la volta buona. Sì. Per forza, non ho più pile in casa, quindi teoricamente, se non vanno neanche queste, mi sparo. Allora. Ecco, danni, bravo. You bloody idiots! A phone! That's expensive stuff! Are you guys alright? The screen's smashed. Do you know how expensive these are? In colpa Jack, dai Jack, voglio aiutare. In colpa Jack. I'm sorry about that. Let me help you. Get away from my stuff, thief! Alright, fine. Give me your arm. Ma scusa? Cosa? What the hell just happened? Sorry, mate. Gotta go. Ma... Non ho ben capito quello che sia successo in realtà. Però, vabbè, andiamo via anche noi, sì. La cosa brutta è che non mi dà degli input per farmi capire che posso andare avanti nei comandi. Cioè rimane fermo imbambolato, ma non mi dice... What time do you call this? Sorry, I got held up. Oh, never mind now. I need your advice on something. Let's hear it. So, I met Darren again last night. You know, the one with the funny ears. Captain Spock. Captain Spock. Anyway, he invited me back to his last night. Finally. Wait, I thought you were seeing Tony. Keep up. Tony with the terrapins. Turned out he was married. So are you going to that drinks thing on Thursday? I thought you were telling me about Darren. I'll fill you in on that later. Ma... Where you say you'll come out? You're the only one I can talk to. Ma scusa, ma signorina, ma andare pure di qua? Thursday's not good, because you know, you've no, got to work Friday. Andare per di qua. Che ne so io? I'm going to get you on the dating scene before this year's up. Non so neanche dove io debba andare, sinceramente parlando, eh. Qua dentro. Che
Perché devo vedere la porta aperta. Sì, probabilmente sì, qua dentro che lavoriamo. Morning, or should I say afternoon? It's only just gone 9. 9:02 by my watch, synced to Big Ben. Careful, sunshine. Don't forget who's in charge around here. You're our supervisor, not our prison warden. Now all I can think about is Shaz in handcuffs. Do you even do any work round here? If you knew the pressure I'm under to hit the new targets, the fact I'm keeping it together is a miracle. We all have targets. Oh, he's piped up, hasn't he? You better wind your neck in. Don't forget you're on report for all those days off. Yeah, because he was in hospital. Shaz, that's tragic. Che stronzo che è questo però, eh? Quindi la mia vita è... Veramente devo premere A per ogni singolo tasto. Vabbè. E io qua cos'è che faccio? Sono un dipendente di... No, no. No, aspetta, vieni qua. Ma sì, ma dove viene viene, ma sti cazzi, ma sì. Vediamo se riesco a centrare il buco. No, no, ho problemi di... niente, non... Volevo centrare il buco, niente, niente. Ma devo anche fare i fax, ma che vita noiosa che è la mia, ma no. Pete's sake! Print, you bastard! Hello, welcome to technical support. To help us with your query, in your own words, please describe your problem. Allora, fammi parlare con un umano. La stampante è andata. The printer doesn't work. Again. Thanks. Did you say you would like to change your account details? No. Supervisor. 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 I'll put you through to one of our support team advisors. Finally. We are currently experiencing a high number of calls. Madonna. Si può quittare la chiamata, vero? Sì, perché mi ha fatto notte praticamente. Aspettare. Siamo ancora in coda lì, no? Ti prego, avrebbe. Ah, ok. No. Possiamo andare, vero? Perché tu mi guardi tipo boss. John, mate, where do you think you're going? I'm going home. It's 5 PM, I think we're entitled. Didn't you get my email? I marked it as important. You couldn't have missed it. I didn't see an email from you. Oh no, I'm sorry to hear that. Long story short, there's been a bit of a foul-up. Anyway, I need the Royal Oak files completed by the start of tomorrow. I think it can keep. No can do. The big man upstairs says it's tomorrow or your department is in deep doo-doo. I'll stick around and help you out. Well, it's John's cases. I don't think we should set a precedent of sharing out work. Ma che stronzo. What about Molly? Oh, get a sitter. You go home. Good lad. All right. Well, if you're sure. I'll see you outside my school tomorrow. See you tomorrow, Shaz. And remember, it's a school night, so don't get up to too much trouble. Ugh. You never sent me an email, did you? Shit rolls downhill, mate. È proprio un pezzo di merda questo. Spererei che venisse accoltellato, ma non credo sia il tipo di gioco. Credo, poi magari. Magari è la volta buona che viene accoltellato per davvero. E ovviamente. Che culo. Sì, ma comprarsi un'auto, figlio mio, no, eh. Non sto capendo realmente dove il gioco voglia andare a parare, perché è tutto tranquillo, è tutto... A parte il tizio che è scomparso, con una specie di magia verde, a parte quello è tutto normale, cioè sei un padre di famiglia, un padre single, hai la figlia, la porti a scuola, vai al lavoro, il lavoro va male perché il capo è una merda, hai un collega con cui vai d'accordo, normalissima routine. Quindi non capisco... dove il gioco stia andando realmente a parare. Non capisco neanche l'incipit dei due ragazzini. Che
culo. Due. Vabbè, abiti all'ultimo piano? No, quarto piano. Cos'era? È un po' di movimento, fa solo che bene. E casa nostra qual era? Mi pare fosse per di qua. Sì, esatto. Dad! La cena? You forgot dinner, didn't you? Yeah, maybe there's something in the kitchen we can throw together. I think there's some jelly in the fridge. Mamma mia, ma che padre. No! It's kind of late for you to get back. I've been here since 3 o'clock. It can't be helped, I'm afraid. I've taken too much time off already this year to complain about staying late. The only thing I could do is get you a child back. Yes. Oh. You don't need a chartminder. And anyway, we can't afford one. Well, I did my homework. Do you want to check it? Yeah, just let me rest my eyes for 5 minutes. Non è proprio l'esempio di padre modello questo, eh? Anzi, cioè, magari non lo fa neanche apposta, però devo chiudere gli occhi 5 minuti. Cioè significa che vuol dire lasciarla lì, senza cena, senza guardare i compiti, senza nulla. Perfetto. Scusa? Che cazzo è successo? Ma Molly, I'm sorry. Sono lui? Perché in prima persona adesso? Perché non mi fai vedere chi sono? Perché io sono lui. Ah, la cacchetta di Arale. Una postazione da gaming carina. Un Gundam. C'è un Gundam bello. Questo è uno youtuber. Cioè, praticamente fa quello che faccio io. Una stella, un polipo. Questo è un router, anche se sembra più una Nintendo Switch, ma è un router. Che cosa è successo? Allora, vediamo. Allora, quello viola è un GameCube, ma proprio ma al 100%. Quell'altro è il Wii U, perché ci assomiglia, è lui. Quella giù è una Play 4 circa. Molto carine come cosa, molto carine tutti questi gadget, queste cose. Bello, mi piace. Casa molto più, vabbè, più giovani. Ecco. Ci siamo scambiati la mente. Mi sa. Ah! È finito così? Ok. Ragazzi, il primo capitolo è finito così. Non so se avranno delle ripercussioni con gli altri capitoli, con affari interni e pericolo sconosciuto. Ma il primo video termina qui. Non so cosa. Cioè, sinceramente, non so cosa pensare del gioco. È particolare. È veramente molto particolare. Devo capire dove voglio andare a parare, perché non ho la più pallida idea, ma sembra veramente carino, molto tranquillo, molto rilassato, e da vedere appunto il proseguo. Io sono molto interessato a scoprire come andrà a finire e dove andrà a parare con queste storie che si intrecciano. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!